Gli apostoli incoraggiano i discepoli di restare saldi nella fede di fronte alle tribolazioni. Aver fede e credere e restare fedele. Abbiamo bisogno di essere rafforzati nella fede. La prima comunità è fornita da ministri e continua a proclamare la parola. I pagani sono chiamati alla fede nel Dio di Israele, che vuole la salvezza di tutti. Giovanni contempla la nuova Gerusalemme. Dio stabilirà la sua tenda con gli uomini ed essi diverranno il popolo di Dio e Dio sarà il loro Dio. Egli consolerà il suo popolo, farà nuove tutte le cose. Un mondo nuovo nel quale noi tutti siamo impegnati a lavorare. Esso è una nuova realtà nel Cristo vivente. Il Figlio dell'uomo è stato glorificato da Dio e Dio glorificato in Lui. Gesù lascia ai Suoi discepoli il comandamento nuovo dell'amore vicendevole tra di loro, come Lui lo ha fatto. Esso sarà il distintivo, la caratteristica dei Suoi discepoli. Comandamento nuovo per l'uomo nuovo che è Gesù Cristo e la vita nuova in Lui. Amare non a modo nostro, se non a quello suo. L'amore si dimostra con fatti, accoglienza, tolleranza, perdono, servizio, sacrificio. L'amore si offre gratuitamente. Chiediamo al Signore Gesù ci conceda la grazia di restare saldi nella fede di fronte alle difficoltà e tribolazioni della vita presente. Che ci mantenga lieti e perseveranti nella speranza del cielo nuovo e la terra nuova che Egli ci promette, lavorando per migliorare il nostro mondo. Che Egli ci dia il suo amore per offrirlo ai nostri fratelli nell'accoglienza, la tolleranza, la sopportazione, il perdono e il servizio a loro come Egli lo ha fatto. Dio vi benedica.